Ancora vittime riconosciute dopo la tragedia della Marmolada. Tra queste anche un uomo di 48 anni residente a Pordenone. Sono 7 gli attuali feriti, 3 ricoverati in Veneto e 4 in Trentino. Oggi visita della Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Sono stati fissati per sabato i funerali di Michele Polesello, il 46enne deceduto una settimana fa nel tragico incidente in Istria. Concesso dall'autorità giudiziaria, il nulla osta riposerà a Maron di Bruniera. Guerra in Ucraina, rincaro record dei costi di produzione negli allevamenti del Veneto con un aumento di quasi il 60%. Coldiretti, bene gli aiuti, ma il crollo del valore aggiunto in alcuni settori sfiora i 100.000 euro ad azienda. Al via nelle località turistiche un progetto sociale e inclusivo per ragazzi disabili. Dal mare al lago, passando per la montagna, potranno vivere la prima esperienza lavorativa e per alcuni si concretizzerà anche il sogno di poter raggiungere un'autonomia abitativa. Buon giovedì sera, sono i titoli della nostra edizione centrale del telegiornale di Telepordenone in una giornata in cui è accaduto davvero di tutto. Iniziamo con la tregua al grande caldo, con i temporali previsti anche per la serata odierna e soprattutto per le prossime ore, con i giorni a seguire che saranno caratterizzati da un clima più mite o perlomeno con temperature più basse rispetto al grande caldo di questi ultimi giorni, caratterizzato, lo ricorderete, lo abbiamo documentato anche da diverse allerte con stati di disagio fisico. Un furto questa mattina in pieno centro a Sesto al Reghena, il contagio da Covid-19 che non molla la presa e fino al 25 di luglio potrebbe continuare l'impennata, con la previsione anche di 250.000-300.000 casi al giorno in tutta Italia. Intanto oggi sono 107.000 i positivi registrati. Secondo l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, se si continuerà con questa crescita si andrà verso la quarta dose per gli over 60. E poi la siccità come sempre in primo piano, aspettiamo tra l'altro anche sindaci in studio, abbiamo sentito il sindaco di Udine, faremo il punto della situazione come sempre con tutte le tematiche principali del nord-est. Ma apriamo subito il telegiornale con il disastro della Marmolada. Tra le vittime c'è anche un uomo che abitava a Pordenone. Sentiamo le ultime nel servizio di apertura. C'è anche un friulano d'adozione tra le 10 vittime della tragedia sulla Marmolada, avvenuta domenica scorsa. Si tratta di Tommaso Carollo, 48enne originario di Zanè, in provincia di Vicenza, ma residente da tempo a Porcia. Seguiva il commercio estero per una ditta pordenonese e aveva la passione per la montagna, come i tanti escursionisti che sono stati travolti dall'enorme seracco di ghiaccio insieme a lui. La sua compagna, Alessandra De Camilli, si è salvata. Ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento per le numerose fratture riportate, ha salutato il suo Tommaso con una foto e una dedica su Facebook. «Ti amo Tommaso, sempre e per sempre». Carollo lascia anche un figlio. Intanto a Canazzei continuano le ricerche dei soccorritori e le identificazioni delle vittime. 2 i nuovi riconoscimenti effettuati nelle scorse ore. Si tratta di cittadini di nazionalità ceca. 5 ancora le persone disperse, tutte di nazionalità italiana, reclamate dai familiari. Nel pomeriggio di oggi la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha incontrato a Canazzei gli operatori di soccorso e delle forze dell'ordine impegnati in questi giorni sulla Marmolada. Furto a Sesto al Reghena, hanno rubato tutto l'oro che hanno trovato in casa e sono fuggiti con il bottino a bordo di un'utilitaria. Accaduto questa mattina attorno alle 10.30 nel centro storico della località pordenonese. I malviventi, secondo quanto ricostruito, hanno preso di mira l'abitazione di una giovane famiglia residente in via Giotto di Bondone. A notare l'auto utilizzata dai malintenzionati, accostata a bordo strada con il motore acceso e un piantone seduto all'interno, la vittima stessa del furto di rientro dopo alcune commissioni. La donna ha raccontato
riportato la vicenda sui social network, indagano le forze dell'ordine. Sono stati fissati per sabato intanto i funerali di Michele Polesello, il 46enne deceduto una settimana fa nel tragico incidente in Istria, concesso dall'autorità giudiziaria il nulla osta. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. L'ottimo lavoro del Consolato Italiano di Fiume e delle Onoranze Sandrin ha permesso di accelerare i tempi sul nulla osta per Michele Polesello, il 46enne manager responsabile dell'ufficio commerciale di una nota azienda del mobile di Mansue, deceduto sul colpo una settimana fa in un terribile schianto stradale in Croazia, tra la moto che stava guidando e un furgone. L'incidente, infatti, si era verificato sulla strada per Pisino, nell'entroterra dell'Istria. Con lui viaggiava Lara Bisson, 39 anni, la nuova compagna, spirata all'ospedale di Pola, nella mattinata successiva alla sciagura. Michele Polesello verrà ricordato già domani sera 8 luglio alle 20 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Maron di Brugnera, il suo paese di origine, dove sabato 9 luglio verranno celebrati i suoi funerali, con inizio alle ore 10. Per espressa volontà della famiglia, si chiede ai fedeli di devolvere l'eventuale acquisto di fiori a opere di bene. La salma sarà quindi trasferita al cimitero di Maron, dove Michele riposerà per sempre. La notte scorsa, attorno alle 3 del mattino, andiamo in Veneto, pensate che i vigili del fuoco sono intervenuti per un albero di notevoli dimensioni finito sopra un'auto in transito lungo la strada statale 248 in via Vittoria a Mussolente in direzione Treviso. Ferita una giovane donna. Ebbene, i pompieri arrivati da Bassano hanno subito assistito la ferita e nel frattempo uscita dalla Mercedes classe B e poi presa in cura dal SUEM 118. La squadra dei vigili del fuoco ha appurato che la caduta della pianta è stata causata da un taglio volontario da parte di ignoti con una motosega in un punto della strada molto pericoloso in quanto in prossimità di una curva. Successivamente alla sala operativa era giunta notizia di un'altra pianta tagliata sempre alla base nella direzione opposta, a 1,5 km dalla prima pianta in via Cabembo a San Zenone degli Ezzelini. Sulla seconda pianta sono poi intervenuti i vigili del fuoco di Asolo che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Sui fatti, su questi tagli volontari delle piante, proprio nei momenti in cui passano delle auto, stanno indagando i carabinieri. Covid-19 in continua crescita, i dati dei contagi sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. A livello nazionale per il 25 luglio, all'incirca per la fine del mese, potrebbe arrivare il picco. Il servizio. È ancora in salita la curva epidemica in Italia. Oltre 107.000 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che supera il 28%. Per alcuni esperti, a questi ritmi, tra poco più di 2 settimane, si potrebbe arrivare a 250.000 contagi. Stando all'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, l'aumento dei nuovi casi settimanali, infatti, per la terza settimana consecutiva, supera il 50%, con un tempo di raddoppio di 10 giorni. Per quanto riguarda il Nord-Est, in Veneto i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono diminuiti rispetto a ieri, ma il numero resta alto, poco più di 10.000 contro i quasi 10.800 di ieri. Oltre 93.000 in tutto gli attuali positivi, le vittime sono 8. Sale il numero dei pazienti ricoverati in area medica, più di 800, e quello dei ricoveri in terapia intensiva, 41. In Friuli Venezia Giulia i nuovi casi riscontrati sono poco più di 2.000, 2 le persone decedute. Stabili infine i numeri relativi ai ricoveri in terapia intensiva, 7, e alle ospedalizzazioni in altri reparti, 175. Oggi attorno alle 15.30 una donna di 49 anni residente a Chiarano alla guida di un'automobile in via Maggiore di Piavon provenendo da Oderzo con direzione Chiarano ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. Il veicolo, fuoriuscendo dalla carreggiata, si è capovolto causando diversi traumi alla conducente che comunque è rimasta sempre cosciente. Sul posto la polizia locale di Oderzo per i rilievi del sinistro, i vigili del fuoco per estrarla dall'acqua.
dell'auto. Il SUEM che ha attivato anche l'elisoccorso in quanto i traumi risultavano importanti e la persona è stata elitrasportata a Treviso. Oggi abbiamo intervistato il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, sul tema dell'emergenza idrica, che resta al centro chiaramente del dibattito anche a livello nazionale in una località, quella di Udine, che tra l'altro ha messo in atto dei provvedimenti importanti sul fronte appunto della riduzione della risorsa idrica nelle fontane cittadine. Edoardo Anese. Sindaco Fontanini, insomma, emergenza idrica che continua a pervadere tutta l'Italia, ma anche Friuli, Venezia, Giulia, insomma, come si sta muovendo la città? Si sta muovendo prendendo le misure che è possibile in città e quindi noi come comune abbiamo deciso di chiudere le fontane ornamentali privando in pratica l'acqua di queste strutture che non è necessaria. Invece ricordo anche attraverso Telepordenone che noi le fontane, quelle per lavarsi le mani o per ristorarsi, sono ancora aperte, sono le fontane che hanno un rubinetto, fontane pubbliche che si può chiudere, quindi quelle sono aperte, quindi chi vuole. Poi ho fatto un'ordinanza dove prevedo che non si possa ad esempio usare l'acqua per lavare la macchina, per lavare i piazzali. Qualcuno si è preoccupato, poi mi ha detto noi gli orti si possono bagnare, però bisogna farlo la sera tardi o la mattina molto presto, come anche si possono bagnare le piante, soprattutto quelle che rischiano di morire a causa della siccità. Quindi l'ordinanza è per tenere un comportamento attento di fronte a un problema che c'è, che è quella della siccità, e purtroppo la pioggia non sta arrivando e le falde si sono molto abbassate e c'è penuria d'acqua anche in città. Insomma, su questo fronte mi viene in mente anche la questione legata al campo nomadi, anche lì il Comune si è da subito attivato, no, per far fronte a questo grande problema, soprattutto adesso. Sì, il campo nomadi c'era un consumo pauroso d'acqua, abbiamo messo un contatore che limita il consumo, perché purtroppo queste persone non vogliono mettersi in regola come fanno tutti i cittadini e quindi fare un contratto per quanto riguarda la fornitura dell'acqua, ma pretendono che sia il Comune a pagargli l'acqua. Noi gli assicuriamo, come si dice, l'esigenza così, di 200 litri al giorno d'acqua e oltre lì non andiamo, sperando che queste persone, ripeto, si mettano in regola. L'hanno già fatto per quanto riguarda l'energia elettrica, non capisco perché non lo vogliono fare anche per quanto riguarda l'acqua. Purtroppo sono stati abituati troppo bene negli anni passati, dalle precedenti amministrazioni. Con me le cose sono un po' cambiate, però è difficile riuscire a metterli in regola in tempi molto molto rapidi. Ecco, infatti sono anche diverse le critiche, no, nei vostri confronti, dicendo che avete usato toni troppo alti. Chissà come sarebbe andata se non li aveste alzati. Ma i toni secondo me non sono né alti né bassi, sono quelli di far rispettare le regole come tutti dobbiamo rispettarle, perché tutti i cittadini quando consumano dei beni come l'acqua, come l'energia elettrica, come sono poi la tassa sui rifiuti, pagano e paghiamo perché sappiamo che questi servizi hanno dei costi e quindi bisogna contribuire a sostenere questi costi. Invece chi vive all'interno del campo, che non è un campo comunale, torno ancora una volta a ripeterlo, è di proprietà del demanio dello Stato, sono circa 30 famiglie che vivono quell'interno lì e loro ritengono di non pagare niente. E tra l'altro, a proposito di sindaci, ci è appena raggiunto in studio il primo cittadino di Porto Gruaro, Florio Favero, che avremo tra pochissimo. Dicevamo in apertura che è stata un po' una giornata, insomma, dove è successo un po' di tutto, ma non solo a Nord-Est, ma anche a livello europeo. È la giornata di Boris Johnson, che si è dimesso da leader dei Tory. E tra poco avremo un collegamento con Tania Pellegrini, che si trova proprio nel Regno Unito, e approfondiremo con lei la questione. Quindi tra pochissimo avremo anche una parentesi di politica estera, perché chiaramente poi sono ripercussioni che riguardano gioco forza, visto anche i momenti che stiamo vivendo, un po' l'intero palcoscenico mondiale. Continuiamo però a parlare dei riflessi della guerra in Ucraina. Stalle in crisi in Veneto, con quasi un aggravio del 60% dei costi, ma per Coldiretti bene gli aiuti in arrivo dal governo.
Con il rincaro record dei costi di produzione cresciuti del 57% a causa della guerra in Ucraina, le stalle italiane sono in ginocchio. Per questo, secondo Coldiretti, è importante lo stanziamento di oltre 220 milioni di euro da parte del governo per gli allevamenti nazionali, di cui circa 30 saranno destinati al Veneto, dove la zootecnia rappresenta il 38% della produzione lorda vendibile, che vale 6,4 miliardi. Di euro, un patrimonio di razze pregiate e in via d'estinzione, conservato dagli imprenditori agricoli, custodi oltre che professionalmente preparati, con allevamenti altamente specializzati sul territorio nel rispetto del benessere animale. L'accordo, fortemente sostenuto dall'ente stesso, è stato raggiunto in conferenza Stato-Regioni sui due decreti del Ministero delle Politiche Agricole per le filiere zootecniche. L'aumento del costo dei mangimi, collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais e cereali, anche a causa dell'attuale crisi in Ucraina, ha prodotto un aumento dei costi per la produzione di uova, latte e delle carni, ai quali si aggiungono i rincari sull'energia. Il risultato è un crollo del valore aggiunto che in alcuni settori sfiora i 100.000 euro ad azienda e che mette un allevamento su 10 a serio rischio di chiusura. Le risorse, rileva Coldiretti, sono indirizzate a tutti i tipi di allevamento: vacche da latte, vitelloni, bufale e suinicola, carni bovine di età inferiore agli 8 mesi, bovini di razze autoctone in contratti di filiera di tipo privatistico o in sistema di qualità nazionale. Ancora aggressioni a bordo dei mezzi pubblici. Sentiamo. Ieri è stata un'altra giornata nera a bordo dei mezzi pubblici. Una autista e un passeggero dell'APT Gorizia sono stati offesi e malmenati per motivi di affollamento del bus, seppur l'autista abbia chiaramente specificato che sarebbe subito arrivata la corsa bis. Questo è il terzo caso in due giorni, denuncia Antonio Pittelli, segretario FIT CISL FVG. È un fatto di una tale gravità che merita l'attenzione totale da parte di tutti, utenza compresa. Siamo di fronte a dinamiche che si stanno sviluppando in maniera preoccupante. Il fenomeno sta assumendo un carattere sociale, quindi c'è da chiedersi quali strumenti utilizzare non per delimitare il fenomeno, ma per fermarlo prima che la deriva assuma carattere di cronicità. Ribadiamo che servono investimenti sui mezzi che fortifichino la sicurezza, ma anche il potenziamento delle squadre. Ma soprattutto c'è l'emergenza di creare un sistema che permetta un immediato intervento qualora si inneschino delle aggressioni. Probabilmente le istituzioni dovranno intervenire anche a livello educativo, attraverso le scuole. Ma soprattutto, per dare una risposta immediata a chi commette tali atti, serve il DASPO dai mezzi pubblici, conclude così Pittelli. Raffaele Padrone, dirigente sindacale di FSP Polizia, come commenta questi fatti, che non è l'ultimo tra l'altro nel corso degli ultimi giorni? No, non, intanto ben ritrovati, buonasera direttore. Ma qua mi pare che stiamo tornando, questa domanda mi pare siamo intorno al 2008-2009, che non si sentivano più episodi di questo genere, ma soprattutto erano gli anni in cui noi facevamo attività di prevenzione all'interno di corriere proprio con gli studenti, perché chi segue, chi è abituato a ascoltare la cronaca, c'erano appunto episodi di ragazzi che davano fastidio chiaramente al conducente, alcuni che non volevano pagare chiaramente la tratta, ed erano anni però in cui la polizia poteva permettersi di essere lì presente. Chiaramente erano servizi che facevamo in abiti chiaramente in borghese, però c'era la possibilità di avere due persone che ricordo benissimo, feci tanti di quei turni in cui alla mattina prendevi anche tu l'autobus, prendevi anche tu la corriera e potevi garantire la sicurezza soprattutto agli altri passeggeri, ma soprattutto a chi conduce il mezzo. È difficile però oggi, se si immagina, riuscire anche a interpretare in quale momento può accadere un'aggressione. Però il fatto di avere... Io ho detto in premessa che erano situazioni in cui c'erano studenti che utilizzavano questo mezzo
a gratis, ma gratis è morto tempo fa e allora bisognava pagare. Se non si paga viene fuori la discussione. Questo discorso delle aggressioni è vero, però se noi avessimo la possibilità di avere più uomini, e noi, i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, che il sindaco avesse a disposizione più uomini per poter fare un servizio del genere, io credo che trovati uno, trovati due, abbiamo trovato tutti, perché poi magari sono sempre i soliti che creano i problemi, non è che tutti quelli che prendono l'autobus creano i problemi. Chiaro. È vero, lei mi dice, ma a che ora? Bene, oggi vai alla mattina, oggi vai al pomeriggio e oggi vai alla sera. È chiaro che dove c'è più affluenza di pubblico è meglio esserci. Però immagini, così non possiamo esserci. Si immagini chi guida un mezzo pubblico, chi controlla i biglietti, che lavora, fa un lavoro insomma più che onesto, avere anche il timore di ritrovarsi ma è questo, di queste anche perché vicende. Magari una volta meno, ma oggi siccome la società è cambiata, magari spunta un coltello. Non dico che spunta una pistola, ma spunta un coltello e quindi diventa veramente pericoloso. E allora per mettere in sicurezza prima chi paga il biglietto e poi chi fa questo mestiere, cioè che fa il conducente e il controllore di questi autobus, ma così succede anche in treno, no? Quante immagini vediamo passare, certo, di conduttori presi per i fondelli. Sì, è generale il problema, ma prima avevamo tanta di quella polizia ferroviaria che faceva servizio di vigilanza sui treni, oggi chiaramente questo servizio è un servizio che viene meno. Senta, a proposito di rinforzi alla questura, a Pordenone, ci agganciamo perché è notizia di questi giorni. La ringrazio della domanda, ma è una domanda che chi segue dovrebbe dire, ma dice le stesse cose. Quando io vi dicevo che la polizia di Pordenone è una polizia anziana, vi dicevo che quello che sta accadendo, che accadrà. Cioè, io non posso essere contento dell'amministrazione che posa con tutti quelli arrivati. Quelli arrivati sono 10 persone, anzi 9, perché già uno di questi 10 sostituisce solamente uno che se n'è andato un mese fa. Bene, ed era uno di quelli arrivati, giovani, freschi, che già è stato trasferito in altre città. Quindi se nell'anno 2022, direttore, cari telespettatori, andranno via entro il 30 di dicembre 38 persone, e significa che i festeggiamenti sono per 10, ripeto, 9 persone, i numeri non tornano. Ma da qua ai prossimi anni, fino al 2025, dove metteremo il cartello affittasi locale, perché sono finiti. Ci auguriamo di no. Io mi auguro di no, ma le dico che ogni anno di questi, cioè io parlo di gente, di persone, di colleghi che hanno maturato non solo gli anni di servizio per andare in pensione, di persone che andranno via perché hanno raggiunto il limite di età, cioè 60 anni. Quando io vi dicevo che la polizia in premessa, ve l'ho ribadito adesso, in premessa dicevo che l'asticella di Pordenone e del Friuli Venezia Giulia, perché parlo a nome anche delle altre questure, siamo oltre i 49 anni di età, significa che da qua al 2025 sono già, solo a Pordenone, 25 persone per ogni anno che andranno via. Più si aggiungeranno quelli che hanno la possibilità di andare, che hanno maturato il minimo, ma che vuol dire comunque già 30 anni di servizio, andranno via, 57-58 anni se ne andranno, perché le previsioni delle nostre pensioni sappiamo tutti quali sono. Da qua 5 anni avremo da parlare di questa faccenda per Pordenone, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia. Credo da qua a pochi mesi, perché la sicurezza da un punto di vista politico sta già prendendo insomma una mi auguro che non si parli durante le elezioni e basta di politica. Vedremo, saremo testimoni di questo. Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie di essere stato con noi. Vuole far visita a una ragazza conosciuta in chat, ma scatta l'arresto al suo rientro in Italia. Ha ovviamente incontrato i carabinieri. Con mossa fulminea aveva rubato dalle mani del suo proprietario l'iPhone di ultima generazione e poi via di corsa per far perdere le proprie tracce. Dopo la affannosa corsa e ancora madido di sudore, si era steso su una panchina all'ombra di un albero a riposarsi, nascondendo per bene il suo nuovo smartphone nello zaino, affinché qualche male intenzionato non glielo rubasse. Dal sonno ristoratore era stato improvvisamente svegliato dai carabinieri, che avevano rintracciato il telefono grazie alla localizzazione. Per l'uomo era scattata la denuncia.
A distanza di 15 anni dal fatto, il protagonista è stato nuovamente destato all'improvviso dal suo placido sonno, questa volta dai militari del nucleo radiomobile di Eurisina, impegnati insieme alla pattuglia di Basovizza nei controlli di retrovalico. L'uomo, un 39enne rumeno, stava rientrando in Italia per raggiungere, in una località di mare, una ragazza conosciuta via chat, ma sul suo conto pende un mandato di cattura. Deve scontare 7 mesi e 28 giorni di reclusione per furto aggravato. Così i militari, dopo il suo arresto, l'hanno accompagnato nel carcere del Coroneo. Abbiamo annunciato ed è con noi il sindaco di Portogruaro, Fleo Favero. Grazie per essere in nostra compagnia, sindaco. Grazie a voi, buonasera. Parliamo di siccità, ha sentito il suo collega, insomma, Udine Fontanini, ma è chiaramente una tematica che riguarda tutti i primi cittadini, che riguarda tutta la collettività. Ovviamente qual è lo stato dell'arte a Portogruaro e anche, insomma, le iniziative da intraprendere? Noi ci siamo riuniti come conferenza dei sindaci, dal punto di vista idraulico non ci sono problemi, dal punto di vista della mancanza di acqua per la campagna ce ne sono, non siamo in emergenza grave, per cui abbiamo aderito a una comunicazione di sensibilizzazione verso la cittadinanza, quella data dalla Regione Veneto, e su quella ci siamo basati. Chiaro che ovviamente deve essere una tematica che prende in considerazione tutti, solo la collettività chiaramente nel mettere in atto comportamenti e atti per non sprecare il più possibile in questo momento difficile, no, sindaco? Ci deve essere sensibilizzazione in questo campo, però l'evento atmosferico che da 6 mesi non dà tregua e quindi non c'è pioggia, alla fine mette in difficoltà le campagne e tutto il territorio, meno dell'Ovest, perché qui Regione Veneto, Regione Friuli, sentiamo meno la mancanza delle altre regioni effettivamente, però sfruttiamo e ci adoperiamo per sensibilizzare, perché l'acqua e anche la corrente elettrica sono bene primario e quindi da questo punto si parte. Che idea si è fatto di quanto ha detto Raffaele Padrone poco fa, chiaramente contestualizzandolo a Portogruaro, nel portoghese, in Veneto orientale? Il tema della sicurezza è tornato alla ribalta ovviamente in tutta Italia, ma anche Portogruaro, sappiamo, insomma, con il commissariato, con la stradale, con la stessa polizia locale. Che ragionamento politico c'è da fare da qui ai prossimi mesi, diciamo? Ha ragione il sindacato, ha ragione la questura, manca il personale, non siamo sempre stati attenti da un anno e mezzo, abbiamo buoni rapporti con la questura provinciale e l'ultima notizia è che aggiungono 3 persone finalmente ancora una volta sulla polstrada, non bastano, non è sufficiente, però sono dei segnali positivi, per cui noi non abbassiamo la guardia, dobbiamo aumentare la polstrada, aumentare la questura per far sì che il territorio, che non è solo il Portogruaro, ma il portogruarese fino a Bibione, fino a Caorle, sia in sicurezza. Ecco, pochi giorni fa abbiamo parlato, insomma, di un progetto di valorizzazione del territorio che riguarda il portogruarese, in realtà su ovviamente il Reghena, ma non solo. Il tema delle piste ciclabili, anche in questo senso, è determinante da qui ai prossimi mesi, no? Il tema piste ciclabili è un tema importante, è il futuro delle nostre città, vuol dire meno smog, vuol dire mettere in sicurezza i cittadini che si spostano da un posto all'altro, vuol dire utilizzare un modo diverso per andare al lavoro, per andare a scuola, e noi ci stiamo prodigando per Viale Trieste, sarà il primo lotto di questa prima pista ciclabile, abbiamo dato incarico per il Ring insieme al PUT, questo piano del traffico, per cercare di migliorare anche in senso generale tutta la viabilità di Portogruaro, che è un nodo critico, perché si spostano e passano 10 milioni di persone ogni anno, e quindi è un punto dolente. Sulla viabilità siamo attenti, stiamo cercando di risolvere anche l'asta di Viale Pordenone sulla rotonda Antinore. Insomma, c'è tutto un progetto di viabilità generale, ma le piste ciclabili sono la nostra attenzione primaria. Ring è comunque confermato, nonostante anche i commercianti negli ultimi giorni abbiano, insomma, espresso alcune puntualizzazioni, no, sindaco? Credo anche normali, ma cosa può dirci in questo senso? Sulle novità c'è sempre questa preoccupazione, ed è giusto che sia così, sono degli stimoli, anche i commercianti è giusto che dicano la loro. Ovviamente io sto dicendo da tempo, aspettate che ci sia il primo progetto di fattibilità e su questo ci confrontiamo. Non possiamo confrontarci su cose che non ci sono. Noi pensiamo che il Ring risolva il problema di fluidità, di smog, di sicurezza, e inseriremo una pista ciclabile interna al Ring stesso proprio per facilitare gli spostamenti di 3.000
studenti solo nel centro storico. Noi abbiamo 3.000 studenti nella parte nord e 1.000 nella parte sud nel centro storico, che si muovono ovviamente in bicicletta a piedi. Su questo dobbiamo dar atto che le persone hanno preoccupazione, ma sicuramente sarà risolta quando daremo modo di vedere cosa proponiamo. Sindaco, prima di salutarla, un flash, perché Portogruaro, città della musica, si entra nel vivo, no? Ieri la conferenza stampa, si apre anche un'estate importante da questo punto di vista. L'estate a Portogruaro è musicale, è cominciata col solstizio d'estate, il 21 giugno, poi cominciano i mercoledì musicali, entrano nella città migliaia di persone ogni mercoledì, e dal 26 agosto al 9 settembre inizia questo 40° anniversario del Festival della Musica Internazionale, Musica Classica. Inizierà Uto Ughi, che è un grandissimo violinista di livello mondiale, che era stato a Portogruaro quando era giovanissimo, meno che ventenne. Ah. Poi ci sarà l'orchestra della Filarmonica della Scala, che compirà quest'anno il 40° come la nostra fondazione. Ci uniremo per festeggiarci insieme questa in sodalizio con un grande violinista che è il maestro Racklin, e quindi fa ben sperare che sia un festival che entrerà nella storia dei festival di Portogruaro. Beh, due compleanni in uno, insomma, sì. Non è cosa da tutti i giorni. Grazie al sindaco di Portogruaro. Grazie a lei, grazie a voi. Per essere stato con noi. Continuiamo il telegiornale, cambiamo argomento. Video rap nel cimitero austro-ungarico di Aurisina dopo la clip al Sacrario di Re di Puglia, finita con due condanne per vilipendio, ora scoppia un nuovo caso. Dopo le polemiche per il video del rapper udinese Justin Owusu, che nel 2017 aveva scelto Sacrario Militare di Re di Puglia per ambientare una clip musicale, rimediando una condanna a 8 mesi per vilipendio, era stato condannato a 6 mesi anche l'amico presente con lui in alcune scene, scoppia un nuovo caso di mancato rispetto per un luogo sacro. Questa volta nel mirino è finito il cimitero austro-ungarico di Aurisina, che accoglie le salme dei caduti della Grande Guerra. Due giovani rapper, il duo Depra featuring Sanks, hanno girato e pubblicato su YouTube un video tra le lapidi. Già dal titolo appare chiaro il contenuto assolutamente non consono a un luogo di raccoglimento. Ma i due hanno sicuramente raggiunto il loro obiettivo, perché nel giro di poche ore la clip è finita sotto i riflettori. Igor Gabrovec, neosindaco di Duino Aurisina, ha fatto sapere in un post su Facebook che provvederà a segnalare il fatto all'autorità giudiziaria. Ho già preso contatti con la caserma dei carabinieri, riservandomi di intraprendere anche ulteriori iniziative volte a tutelare l'immagine e il decoro dei luoghi ricompresi nel territorio comunale. Il video è indegno ed è inaccettabile venga oltraggiato un cimitero e un luogo della memoria. Diamo un aggiornamento sul maltempo, perché un violento nubifragio con forti raffiche di vento si è sviluppato nella zona sud-ovest di Udine nel tardo pomeriggio. Alcuni pali di sostegno telefonico abbattuti lungo la strada che da Mortegliano porta a Flumignano, problemi anche ad Aquileia, Grandinata, a Sappada. A Bicinico un grosso albero è collassato sulla sede stradale, anche sul viadotto del fiume Tagliamento lungo la strada ferrata tra Varmo e Morsano, con la presenza di rami sradicati dal vento. Imbarcazioni in avaria a Grado, in corso i monitoraggi e gli interventi delle locali squadre comunali di protezione civile, in allerta anche i vigili del fuoco. Ringraziamo ovviamente friulitv.net per il contributo. Si dimette da leader dei Tory Boris Johnson, ma resterà alla guida del paese fino all'elezione del prossimo successore in autunno. È di fatto la notizia del giorno, si può dire, a livello mondiale, per quanto sta accadendo in questi ultimi mesi. Allora vi diamo anche noi un breve estratto di quanto accaduto per farvi un'idea, e poi ci colleghiamo con la nostra collega Tania Pellegrini, che fatalità si trova proprio in Gran Bretagna. Ma prima il servizio. Addio Boris. Il premier britannico, in un discorso alla nazione, ha annunciato formalmente le sue dimissioni da leader del Partito Conservatore, forza di maggioranza in Parlamento. Boris Johnson, travolto alla fine dai contraccolpi degli ultimi scandali e da una raffica di dimissioni dal governo, visti i tempi imposti dal recesso parlamentare estivo che inizia fra 2 settimane, intende comunque restare a capo dell'esecutivo britannico fino all'elezione di un successore alla guida dei Tories prevista per ottobre. «Lascio, ma non avrei voluto farlo», ha detto Johnson annunciando alla nazione le sue dimissioni.
Quando il gregge si muove, ha tuttavia aggiunto, si uniscono tutti, nessuno è indispensabile. Il nostro sistema darwiniano riuscirà a trovare un nuovo leader a cui darò tutto il mio sostegno. Boris Johnson, istrionico premier, oltre che per gli scandali, sarà ricordato per aver guidato la Gran Bretagna nella storica uscita dall'Europa e per il consenso ricevuto alle elezioni del 2019 con la più grande maggioranza assegnata al Partito Conservatore dal 1987 e la più grande percentuale di voti dal 1978. Un mandato colossale nelle sue parole che lo ha spinto, se giustificato, a cercare di restare premier fino all'ultimo, considerandolo un obbligo. Si può dire che dove c'è la Tania Pellegrini c'è anche la notizia, perché in questi giorni si trova in Regno Unito e allora ci siamo collegati con lei per cercare di capire anche qual è il termometro della situazione. Tania, grazie e soprattutto ci senti? Sì, io vi sento bene, grazie della linea Alessio. Rispondo direttamente dal Regno Unito, dove questa mattina Boris Johnson si è dimesso come primo ministro e leader del Partito Conservatore. La scelta spinta sia dall'opposizione che dalla maggioranza di governo, che si è detta impossibilitata a continuare a supportare l'operato di Johnson, arriva dopo uno scossone interno che è culminato con una valanga di dimissioni da parte di oltre 50 membri del Parlamento e da una dozzina di membri più anziani del gabinetto. Gli abbandoni hanno susseguito una serie di scandali che hanno riguardato membri del partito di maggioranza e che, secondo fonti interne a Westminster, Boris Johnson avrebbe mal gestito. Ad aver fatto vacillare il Parlamento britannico in primis è stato lo scandalo riguardante i festini organizzati a Downing Street durante il primo lockdown, nel picco delle restrizioni per Covid che hanno coinvolto lo stesso Johnson. In seguito anche l'opinione pubblica si è rivolta contro la maggioranza di governo dopo le accuse di molestie sessuali mosse contro il ministro della salute, costretto a rinunciare alla carica. Anche in questo caso la posizione presa dal primo ministro non ha soddisfatto nemmeno i suoi colleghi di partito che gli hanno tolto la fiducia. Parlando questa mattina dal civico 10 di Downing Street, il primo ministro ha detto di aver lottato per rimanere in carica per dovere verso i suoi elettori. Ha inoltre spiegato di essere fiero di quanto fatto, ma di rimpiangere di non poter portare a termine molte idee e progetti. Johnson era inizialmente subentrato come leader dei conservatori dopo le dimissioni di Theresa May, che non era riuscita a trovare l'accordo per concretizzare l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Aveva poi vinto le elezioni nel 2019 con la più grande maggioranza parlamentare dal 1987. Da quanto si apprende dalla stampa britannica, sebbene molti membri del Parlamento potrebbero fare pressione su Johnson affinché si ritiri nell'immediato, è probabile che rimarrà in carica finché un nuovo leader del partito non verrà eletto, quindi probabilmente non prima dell'autunno. Questo è tutto per il momento dal Regno Unito, dove mi trovo. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie Tania. Ovviamente, insomma, un saluto a te, grazie per aver preso parte al telegiornale, puntuale come sempre. Grazie a voi. Bene, Monsignor Angelo Santarossa è con noi, grazie ovviamente. La ricerca della felicità, insomma, una frase chiave che forse può anche aiutarci a guidarci da qui ai prossimi giorni e ai prossimi mesi. Cosa ne pensa? Che ci sono delle cose che cominciano a diventare pesanti nella nostra società, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei nostri paesi, e cioè la cosa che mi preoccupa di più è che trovo la gente insoddisfatta di tutto, gente che si lamenta, gente che protesta, per modo di dire, gente che non sa che cosa vuole. Cioè, poi ci sono le calamità naturali, le disgrazie, gli incidenti, i morti. Sembra che viviamo in un mondo che sta rovesciandosi. Ascoltavo prima l'opinione sulla questione della sicurezza. Io non me ne intendo, per modo di dire, di queste cose, ma avendo indossato una divisa per 40 anni, la prima cosa, la continuo a ripetere, vorrei vedere tutti i poliziotti in divisa,
tutti i carabinieri in divisa, tutti i vigili urbani in divisa, non solo nella macchina con la scritta polizia, carabinieri, no, per le nostre strade, per le nostre contrade, per i nostri bar, in divisa. La gente, la nostra gente, le nostre persone si sentono sicure se in pullman c'è anche un poliziotto in divisa, un carabiniere in divisa. Sembra che quasi la divisa faccia schifo. No, la divisa è un modo del manifestare la presenza dello Stato, delle istituzioni, ma è anche qualche cosa che ti rassicura, che ti fa capire, insomma, che non sei solo, succede qualche cosa, ecco che lì c'è il poliziotto. Certamente il poliziotto di 70 anni non può andare a correre dietro al ladro o al giovanotto che ha combinato qualche cosa. Su questo io, ripeto, ho portato la divisa per 40 anni e credo che abbiamo bisogno di questa presenza, ma anche visibile, non soltanto di numeri sulla carta, non servono i numeri, servono le persone che si sentono, che si fanno vedere e che garantiscono la loro sicurezza. E dico la felicità, la gente è scontenta, come si fa a essere felici quando solo notizie tristi, morti, incidenti, diluvi, terremoti, cioè viviamo in un mondo che quando non succedono 5 morti in un giorno e 10 incidenti, no, non ha senso. Allora che cosa dobbiamo fare? Io lo dico ai genitori, ma lo dico anche a altre persone. Durante questo periodo qui ci sono i cosiddetti punti verdi. Voi sapete i punti verdi perché i vostri bambini, i vostri nipoti, per passare la giornata frequentano punti verdi. Ci sono poi bambini, ragazzi, ragazzini che fanno i campi scuola, i campi estivi, in montagna, al mare. Come si fa a non essere felici quando si vede un gruppo di bambini che giocano? Che giocano a calcio, che giocano alla caccia al tesoro. Quelli sono l'espressione della felicità. Il volto dei bambini sono l'espressione della felicità. Non cerchiamola nel portafoglio o nella macchina di grossa cilindrata o nel vestito dell'ultima moda. No, cerchiamolo nel volto dei bambini. Quando i bambini cantano, giocano, corrono, si divertono, fanno un bene a noi adulti. Noi abbiamo bisogno di guardare queste cose. Il sorriso, dicono a me, lei, Monsignore, è sempre sorridente. Ma come faccio a essere triste a 89 anni che sono ancora qui a brontolare in televisione? Non posso essere triste. No, dovete costringermi, non so, dovete farmi venire una malattia. Ma siccome sono un po' inaccessibile alle malattie, allora sono qua. Cioè, cerchiamo di vedere un po' gli atti positivi della siccità. È la prima volta nel mondo che c'è la siccità. La guerra. Le guerre sono sempre state, ci saranno sempre, ci sarà sempre dei guai. Però dobbiamo cercare di cogliere gli aspetti positivi. Chi vede tutto nero, anche se ha gli occhiali per ripararsi dal sole, è un infelice. La vita non è brutta. Io ho assistito qualche volta alle persone che hanno, come si dice, le ore contate. Non ho mai imparato, se non da loro, quanto è importante pochi minuti di vita in più. Lottano fino all'estremo per poter vivere. E quella è la felicità. Gente, e noi che abbiamo tutto, che non ci manca niente. Sì, ci manca l'acqua, ci manca la luce, ci manca il gas, ci manca la benzina. No, non ci manca niente. Ma non saremo mai contenti di niente perché la felicità è qui dentro. Se cerchiamo di far star bene chi sta con noi, chi è vicino a noi, se condividiamo le cose, sagra di Palse, sagra di Porcia, sagra di Prodotto, sagra del Noncello, e facciamo queste sagre, facciamo questi concerti, perché abbiamo bisogno di vitalità, non le piante che crollano, noi abbiamo bisogno di impiantare le piante ancora che facciano il verde e il fresco. Allora vedete che forse ci annoiamo un po' di meno e riuscite anche voi a sorridere come faccio io, e sorriderete, povero prete, non capisce niente.
sono contento lo stesso. Grazie, buona cena. Non è così assolutamente il bel sorriso di Monsignor Santarossa, grazie per essere stato ovviamente in nostra compagnia, lo ritroveremo giovedì prossimo. Cambiamo argomento, si è concluso attorno alle 23 un intervento della stazione di Trieste del soccorso alpino allertata dalla SORES attorno alle 21.30, la chiamata è arrivata al NUE 112 da una giovane di 26 anni residente nel capoluogo giuliano che aveva perso il sentiero rientrando al parcheggio della strada Vicentina Napoleonica dal sito di arrampicata Mani di Fatima. Ma la giovane era andata in quel settore della falesia di roccia assieme ad alcuni amici, ma dovendo rientrare prima si è incamminata, ritrovandosi però a perdere la traccia di sentiero e poi a bloccarsi su alcuni salti di roccia all'imbrunire, senza riuscire né a salire e né a scendere. I soccorritori le hanno raccomandato di non muoversi, l'hanno tratta in salvo. La Regione destinerà in assestamento di bilancio per la parte relativa all'ambiente, energia e mobilità quasi 42 milioni di euro con i quali verranno date risposte ad una serie di esigenze specifiche, venendo così incontro alle richieste di enti pubblici e privati cittadini del Friuli Venezia Giulia. Lo ha annunciato l'assessore all'ambiente e all'energia Fabio Scoccimarro intervenendo oggi proprio a Trieste ai lavori della quarta commissione consiliare chiamata ad analizzare e approvare gli articoli di propria competenza. Parliamo di sport con Gilberto Pittarella, presidente dell'SC Fontana Fredda, ben ritrovato. Si parla chiaramente del 20° giro delle Friuli Venezia Giulia. Prima avevamo Raffaele Padrone, che tra l'altro dovrebbe essere il suo vicepresidente, esatto, se non erro. Insomma, che weekend sarà? Ma sarà un bel weekend, crediamo, insomma, perché ci sarà la prima prova di questo 20° giro del Friuli, che doveva svolgersi a fine maggio, ma per motivi diversi non si è potuto svolgere, e quindi recuperiamo questa manifestazione a livello internazionale con due prove. La prima appunto sarà sabato 9 luglio con partenza da Pordenone, Porcia, San Daniele del Friuli, arrivo San Daniele del Friuli. Una tappa, quindi una delle due tappe, bella, entusiasmante, percorso molto, molto bello, magari adesso lo approfondiamo un pochettino, che appunto darà spettacolo lungo le strade della provincia di Pordenone. Come detto, partiremo da Pordenone con al velodromo Tavio Tecchia, quindi l'amministrazione comunale di Pordenone ci sostiene anche quest'anno, e quindi grazie all'assessore allo sport Walter De Bortoli. Con il comune di Porcia faremo l'avvio ufficiale di fronte a Villa Dolfin, la bella villa di Via Correr a Porcia. Attraverseremo buona parte della provincia, quindi andando Roveredo fino a Maniago andremo verso Valeriano, attraverseremo il ponte di Pinzano e arriveremo a San Daniele. Lì faremo due circuiti impegnativi che sono simili a quelli che ha fatto il Giro d'Italia quest'anno, quindi facendo il Monte di Ragogna anche dopo nel finale, quindi impegnativo anche, quindi i ragazzi dopo 115 km avranno l'arrivo in centro a San Daniele, quindi una tappa, un percorso bello impegnativo. Tutto questo chiaramente grazie anche alla collaborazione del Comitato Provinciale, di cui avete accennato, Raffaele Padrone è il presidente. Sì, che è presidente perché sennò si offende, se non specifichiamo, è presidente. Presidente del Comitato provinciale. Esatto. Ma questa cosa qua queste manifestazioni si possono svolgere, disputare non soltanto con gli atleti, ma con la collaborazione di tanta, tanta gente, tanti volontari, e grazie anche alle amministrazioni comunali che ci sostengono, non soltanto con i patrocini o quant'altro, ma anche col personale lungo il percorso, perché corriamo per le strade e di conseguenza abbiamo bisogno di sicurezza. È uno dei motivi perché il Giro del Friuli a fine maggio non si è svolto, perché non eravamo sicuri lungo le strade. Sicurezza in primis. Esatto, quest'anno adesso, quindi queste due prove, la prima prova come ha detto sabato 9 luglio da Pordenone Porcia a San Daniele del Friuli, e il 20 agosto, sempre sabato 20 agosto, l'altra tappa, che è il 33° Casucci Molais, adesso magari dopo ne parleremo quando è il momento. Ma intanto concentriamoci con sabato 9 luglio alle 14 la partenza dal velodromo, alle 14.10 partenza da Porcia Villa Dolfin e l'arrivo a San Daniele dopo 115 km
verso le ore 17, dove c'erano le premiazioni e quant'altro. Non so se mi è sfuggito, quanti atleti ci saranno? Un centinaio di atleti. Un centinaio di atleti. Sì, sì, okay. Sono un centinaio di atleti provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Slovenia e dall'Austria. Ok, in bocca al lupo per questo ventesimo giro. Grazie a voi. Del Friuli Venezia Giulia, grazie a Gilberto Pittarella. Al via nelle località turistiche del Veneto, un progetto sociale e inclusivo per ragazzi disabili. Dal mare al lago, passando per la montagna, potranno vivere la prima esperienza lavorativa e per alcuni si concretizzerà anche il sogno di poter vivere un'autonomia abitativa. Turismo sociale inclusivo in Veneto parte l'estate senza barriere per 1000 persone con disabilità. Un'iniziativa che coinvolge i ragazzi di tutta la regione che potranno provare per la prima volta esperienze occupazionali, il tutto seguito dal personale delle aziende sanitarie. Per alcuni di loro si concretizzerà anche l'opportunità di poter vivere un'autonomia abitativa e in alcuni casi anche profilarsi l'assunzione a tempo indeterminato. La presentazione questa mattina a Cavallino Treporti. Le prospettive sono quelle di allargare sempre di più il progetto turismo inclusivo alla Regione Veneto perché diventi anche un punto di riferimento a livello nazionale e questo progetto, ricordo, è finanziato dal Ministero della Disabilità partecipando ad un bando emesso dallo stesso Ministero. Ci aspettiamo di avere almeno 60 ragazzi in inserimento lavorativo con questa iniziativa e un migliaio almeno di turisti disabili che potranno beneficiare nei diversi luoghi, nei diversi comuni, nelle varie località di percorsi di vera inclusione sociale, non solo lavorativa ma anche legata allo sport, al divertimento, allo svago, al turismo in generale. Il progetto ha una validità che riguarda sicuramente noi, ma sicuramente anche i vari soggetti che vengono appunto a lavorare qui durante l'estate. Nel progetto però hanno iniziato dei ragazzi che poi alla fine sono stati integrati anche per tutto l'anno. Ne abbiamo due persone che poi tra l'altro sono anche del territorio, che fanno una prestazione segnalata, appunto inserita con il SIL invernale, ma a livello estivo hanno anche uno stipendio, quindi sono assunte direttamente dalla struttura. I tirocini lavorativi previsti per le persone fragili o disabili sono circa 60, a questi si aggiungono eventi regionali e locali, di cui circa 15 previsti quest'anno e altrettanti nel 2023. Saranno coinvolti in questo progetto oltre 1000 utenti. Un finanziamento ad hoc per sostenere l'iniziativa, 1.760.000 euro, di cui 160.000 euro stanziati direttamente dalla Regione del Veneto. Oggi è un progetto a 360 gradi, un progetto che guarda tutto il territorio veneto, non solo mare, ma montagna, lago, città d'arte, città murate, terme, colline patrimonio dell'UNESCO. Quindi è un progetto che si allarga, che vuole essere sempre più inclusivo, nell'ottica dell'inclusività non solo a parole, ma a fatti, con l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno delle strutture ricettive di vario tipo. Il beneficio è quello di avere una propria autonomia, autonomia lavorativa, autonomia abitativa, uscire dal confini di casa, fare un'esperienza da soli, un'esperienza anche che li fa maturare e che li fa anche poi dare un occhio a quella che è la vita reale. Molti di questi ragazzi dopo queste esperienze hanno anche incarichi a livello indeterminato e quindi vuol dire che poi vengono assorbiti nelle strutture e questo credo che sia l'obiettivo ma il risultato più grande che noi possiamo dare. Questo progetto ha una valenza importante, ha una valenza sicuramente per tutte le persone che possono accedere, che quindi hanno una possibilità di inclusione lavorativa o comunque di non trovarsi delle brutte barriere architettoniche davanti, sia fisiche che non, ma soprattutto ha una valenza perché si cresce come squadra. La sinergia che c'è tra gli enti dei vari settori, in questo caso il Ministero, la Regione, le aziende sanitarie e il nostro comune, e soprattutto insieme agli operatori del turismo.
L'iniziativa, insomma, è importantissima. Tra l'altro, dopo il telegiornale del Veneto approfondiremo, essendo insomma un progetto d'ampio respiro che riguarda tutto il Veneto, ma che chiaramente ha un richiamo anche da un punto di vista nazionale con un finanziamento del Ministero. Andremo proprio nel dettaglio a sentire più voci, anche a cercare di capire come si svilupperà al meglio. Però continuiamo il telegiornale con due graditissimi ospiti, perché alla mia sinistra c'è Vincenzo Morgante, che è presidente dell'Arcobaleno APS di San Vito, mentre alla mia destra c'è Umberto Pellis, che è campione d'Italia di tennis della FISDIR, del doppio. Tra poco sentiremo insomma anche quelli che sono poi gli obiettivi in vista di un weekend. Domani, presidente, c'è una partenza importante perché si va a Lecce, è tempo insomma di mettersi ancora alla prova dopo settimane di allenamenti. Ci racconti insomma le ultime. Sì, grazie direttore, buonasera a tutti. Domani abbiamo questa bella trasferta lunga in Puglia, dove sei atleti dell'arcobaleno andranno a disputare la terza tappa del circuito tennis FISDIR. L'arcobaleno è un'associazione di San Vito che si occupa di promuovere attività sportiva per ragazzi con disabilità, sia motoria, intellettiva, sensoriale. Siamo presenti sul territorio da circa 10 anni e quindi abbiamo, oltre a proporre attività ludico-sportiva, da 5-6 anni abbiamo un gruppo agonistico di tennis che regolarmente si allena tutte le settimane e partecipa ai vari campionati che la Federazione FISDIR organizza. Quindi domani ci sarà questa trasferta in Puglia, ne abbiamo già fatte due, la prima a Capri e la seconda a Garlenda. Tra l'altro otto atleti parteciperanno a questa terza tappa del circuito nazionale di tennis. Che effetto vi fa insomma prendere parte anche a questo appuntamento? Ma io dico sempre che lo sport è uno dei veicoli più importanti per far sì che i nostri ragazzi possano acquisire competenze non solo sportive, ma che potranno spendere nella vita di tutti i giorni. I nostri ragazzi arrivano al tennis prendendo dei mezzi pubblici, sono autonomi, riescono a prenotarsi i campi da tennis in autonomia quando magari io e i miei collaboratori non riusciamo ad allenarli. Quindi queste sono tutte competenze che si sono sviluppate dando loro la possibilità di poter essere protagonisti ed essere sicuri di quello che stanno facendo. Certo. Loro sono consapevoli di essere bravi in qualcosa. Questa secondo me è la cosa che mi rallegra di più. E noi, presidente, qui questa sera abbiamo l'attuale campione d'Italia, no? Di tennis FISDIR nel doppio. Sì, Umberto, esatto. Pellis. Innanzitutto grazie, per noi è un piacere ovviamente ospitarti. Grazie. Quali a lei. Sono state insomma anche le emozioni della gara che ti ha portato a vincere il campionato nazionale e quali anche le ultime, visto che si è in fase di partenza? Allora, per quanto riguarda il mio titolo, io posso assolutamente dire che sono molto felice di essere campione. Perché è un titolo che me lo sono guadagnato. Certo. Per appunto allenandomi con costanza e dedizione. Faccio due allenamenti a settimana, magari anche tre. Ma due sicuri, quindi mi pare. Sì, due sicuri, magari anche uno in più non mi farebbe male. Così magari un giorno sarò convocato anch'io. Perché no? Insomma, presidente, anche questo è un bel messaggio, no? da sentire. Ci sono anche altre novità, però, che riguardano la tua presidenza, ma insomma anche il tuo operato in questo senso. Sì, io diciamo che sono entrato in FISDIR prima come semplice tecnico della nostra associazione dell'arcobaleno, però dal 2020 ricopro la carica di responsabile nazionale per la disciplina del tennis. È un incarico prestigioso che mi riempie di gioia e che cerco di fare al meglio. Il nostro lavoro è quello di cercare di andare a trovare nuovi tennisti in giro per l'Italia nelle varie tappe, di promuovere il tennis. E sicuramente un ruolo importante che mi piace fare con grande dedizione.
Umberto, quanto continuerai insomma con il tennis, con questa esperienza che insomma ti sta dando anche chiaramente dei bei risultati? Che idea hai su questo? Allora, per quanto riguarda il mio futuro nel mondo del tennis, io continuerò a giocare finché avrò la volontà e finché avrò la forza di farlo. Tra l'altro hai anche auspicato un allenamento in più da 2 a 3, quindi adesso non puoi proprio mollare, eh? No, non si molla nulla. Bravo Umberto, un'ultima battuta, presidente, c'è anche un appuntamento a Cracovia, se non erro. Sì, dal 16 al 24 avrò l'onore di accompagnare a Cracovia in Polonia 2 atleti che rappresenteranno l'Italia nel campionato del mondo di tennis riservato a ragazzi con disabilità intellettiva relazionale. È un incarico che ho ricevuto da poco e sicuramente cercheremo di portare degli ottimi risultati alla nostra nazione e si spera magari anche qualche medaglia. Grazie a Vincenzo Morgante, presidente di Arcobaleno APS San Vito al Tagliamento, grazie per essere stato con noi, anche a Umberto Pellis, campione d'Italia del tennis FISDIR. Grazie. Grazie ancora per l'ospitalità. Continuiamo il telegiornale al via stasera a Casarsa, la seconda edizione di Biblioteche Fuori Luogo, intitolata Oltre, una rassegna di letture sceniche realizzata dal sistema bibliotecario Tagliamento Sile 17. In tutto gli appuntamenti previsti da oggi al 10 settembre con tappe in ogni biblioteca del sistema, da Chions a Valvasone Ardene, da Morsano al Tagliamento a Porcia, passando per numerosi altri territori della destra Tagliamento. In scena stasera nel giardino di Palazzo Burovic di Casarsa, La Malaluna, parole, racconti e suoni. Maurizio Mattiuzza leggerà alcuni passi del suo romanzo d'esordio. Francesca Vaccaro è dottore commercialista, ben ritrovata. Insomma, e chiaramente si parla di decreto legge aiuti, arriva il semaforo verde dalla Camera, ma sarà da capire anche insomma come si tramuterà il tutto concretamente in un atto appunto che possa migliorare la vita delle famiglie e dei cittadini. Che ne pensa? Infatti stiamo attendendo la conversione, il cui percorso è in pieno svolgimento, come ha giustamente menzionato lei. Per il momento possiamo basarci su quello che verosimilmente sarà il contenuto che verrà confermato, almeno nella sua sostanza. Facciamo un riepilogo molto veloce delle principali, almeno quelle di cui si sta parlando di più, anche nel mio lavoro mi accorgo, misure che possono dare un po' di sostegno, un po' di aiuto, un po' di supporto alle aziende, e vediamo velocemente quali sono. Per ovvi motivi saremo sintetici, ma insomma in caso serve anche a dare un input per rivolgersi eventualmente poi al proprio consulente. Allora partiamo dal credito d'imposta per l'acquisto di beni immateriali 4.0, che già è in vigore, già conosciuto, fino al 31/12/2022 e fino nella versione estesa per gli acquisti al 30 giugno 2023, in alcuni casi anch'essi agevolabili, era del 20% prima dell'intervento di questo decreto cosiddetto aiuti. Adesso è stato spostato, aumentato dal 20 al 50%. Un altro credito d'imposta che è stato ritoccato al rialzo è il credito d'imposta per la formazione 4.0, cioè tutti quei contenuti e quelle competenze verso la digitalizzazione e la trasformazione tecnologica delle imprese nei confronti dei dipendenti, che avevano un credito d'imposta per le piccole imprese al 50 e per le medie imprese al 40, e questo 50 e 40 sono stati portati rispettivamente al 70 e al 50%. Con un'unica eccezione che dovremo aspettare da un decreto attuativo, sempre se tutto questo verrà confermato, e sarà un decreto attuativo che stabilirà gli enti che possono erogare in modo qualificato questa formazione per dare questo credito d'imposta e una certificazione che attesti di aver acquisito queste nuove competenze. Se presente, confermo questi 70 e 50%, se non presente, invece delle percentuali già esistenti del 50 e il 40, si passa al 40 e 35, quindi con una piccola decrescita. Comunque è stato introdotto tendenzialmente un miglioramento. Segnalo poi un altro credito tra i tanti, un credito d'imposta per le spese tanto lamentate di utilizzo di gas naturale, energia elettrica, che valgono in un caso come un incremento di un credito d'imposta già presente, in un caso invece un'introduzione di un nuovo credito d'imposta. Allora, sempre velocemente, vediamo che per le imprese che hanno sia forte consumo di gas naturale per la produzione, non per l'utilizzo termoelettrico,
elettrico, diciamo così, sia per quelle che sono gasivore, diciamo, quindi non gasivore e gasivore, quindi se hanno tanto o normale consumo di gas naturale, un incremento del credito d'imposta per gli acquisti del secondo trimestre 2022 dal 20 al 25%. Per quelli che invece hanno un'attività di alto consumo di energia elettrica è stato introdotto un nuovo credito d'imposta, che è il credito d'imposta del 10% per gli acquisti del primo trimestre 2022, e questo però è commisurato a un incremento del 30%, attenzione che qua si moltiplicano i numeri, del trimestre precedente all'entrata in vigore di questo decreto, quindi il decreto è entrato in vigore a maggio, quindi il trimestre precedente del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. L'incremento superiore al 30% ci fa entrare in questo credito d'imposta, che poi però viene commisurato nel primo trimestre 2022. Questo comunque serve solo per attivarvi sul fatto che esiste questa possibilità. Inoltre c'è sempre per il secondo trimestre 2022 un credito d'imposta incrementato dal 12 al 15% per le imprese a consumo di consumo di energia elettrica non importante, diciamo non energivore. C'è un ulteriore... Scusi, se vuole mi fermo, se no, vado avanti. No, assolutamente. Poi sto velocissima. Un contributo a fondo perduto, questo potrebbe essere forse utile per tutti coloro che hanno avuto rapporti commerciali con la zona dell'Ucraina, Federazione Russa, Repubblica Bielorussa. E rapporti commerciali intesi come due anni negli ultimi due di operazioni di vendita di beni e servizi e approvvigionamento di materie prime o semilavorati. E se questa misura è pari al 20% del fatturato aziendale, abbiamo il primo requisito. Se hanno sostenuto anche un costo d'acquisto per materie prime, che qui è anche qui un incrementale rispetto al costo d'acquisto del 2019-2021, abbiamo avuto un incremento del 30%, possiamo avere il secondo requisito. E poi se nel secondo trimestre antecedente la data di entrata in vigore nel trimestre antecedente la data di entrata in vigore di questo decreto, che ricordo è entrato in vigore a maggio, rispetto al 2019 ho avuto un incremento, un calo di fatturato di almeno il 30%, allora ho il terzo requisito. Con tutto questo posso accedere a un fondo perduto che verrà commisurato sulla base della differenza di fatturato che ho avuto e a cui applicherò una percentuale del 60 o del 40% a seconda della mia dimensione. Ecco, lo scopo non è ovviamente riempirvi di numeri, ma darvi l'input sul fatto che ci sono delle azioni che possono essere approfondite su questi temi, tra gli altri ce ne sono molti altri, ovviamente questa non è la sede. No, chiaro, ma tra l'altro volevo dire che proprio notizia di poco fa, lo stesso Conte ha detto che è passato alla Camera, ora c'è il Senato. Al Senato, sì, siamo insomma, in corso. Dove non potrebbero esserci anche delle astensioni, degli emendamenti, insomma. Delle modifiche, esatto. È andata liscia alla Camera, vedremo domani al Senato che cosa accadrà. Comunque, come panoramica, insomma, più che esaustiva, grazie a Francesca Vaccaro. Alla prossima, assolutamente, grazie a voi. Noi l'aspettiamo come sempre, con lei chiudiamo questa prima parte del telegiornale di Telepordenone della nostra redazione centrale, e ovviamente l'informazione però continua dopo le previsioni del tempo, il break pubblicitario, ancora l'informazione con Udine e il Veneto. Rimanete con noi, arrivederci. ARPA Friuli Venezia Giulia. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. Sulla regione affluiscono correnti secche settentrionali che determineranno tempo stabile per vari giorni con temperature più fresche, ma in linea con la media stagionale da sabato a martedì. Andiamo nel dettaglio. Venerdì 8, cielo sereno con vento moderato da nord-est che nel pomeriggio girerà in brezza sulla costa. Sui monti qualche nuvola nel pomeriggio, atmosfera più secca rispetto ai giorni precedenti. Le temperature, le minime sulla pianura tra 15 e 18, sulla costa tra 18 e 20 gradi. Le massime sulla pianura tra 21 e 33, sulla costa tra 28 e 31 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 17, a 2000 metri 8 gradi. Sabato 9, cielo sereno con venti di brezza e temperature in leggero calo, ma in linea con la media stagionale. Dal pomeriggio cielo variabile sui monti. Le temperature, le minime sulla pianura tra 15 e 18, sulla costa tra 18 e 20 gradi. Le massime sulla pianura tra 28 e 30, sulla costa tra 26 e 28 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 16, a 2000 metri 10 gradi. Grazie, a domani!
Gentili telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telepordenone da Udine, Gorizia e Trieste. Apriamo subito con un servizio. Oggi abbiamo intervistato il primo cittadino del capoluogo friulano, Pietro Fontanini. Con lui, oltre a parlare di emergenza idrica, come avete sentito nel servizio in onda nella prima parte del nostro telegiornale, abbiamo affrontato anche il tema relativo alle elezioni comunali del 2023. Sentiamo le parole di Pietro Fontanini. Ecco, sindaco, insomma, venendo anche al discorso un po' presto, ma insomma è giusto anche affrontarlo, delle comunali del prossimo anno. Vediamo come la sinistra, no, stia cercando di creare questa sorta di forza comune, come la vede? Ma loro si stanno organizzando, noi siamo già organizzati da tanto tempo, perché ricordo che io guido una coalizione centrodestra che va da Fratelli d'Italia a Forza Italia, quindi siamo compatti nel nostro agire, quindi siamo sereni ad affrontare i prossimi impegni. Continuiamo a lavorare per il bene della città, abbiamo fatto tante cose, continuiamo a farne delle altre. Sono le cose che un sindaco, un'amministrazione deve fare, però ritengo che abbiamo onorato sia il programma con cui ci siamo presentati agli elettori, sia anche le tante emergenze che abbiamo avuto in questi anni. Come tutti sanno che viviamo in una situazione di Covid, di questa epidemia, quindi abbiamo dovuto, tra virgolette, barcamenarci, ma insomma i risultati li abbiamo, sono sotto l'occhio di tutti e tutti possono vedere quanto abbiamo fatto in questi anni e che continuiamo a fare. Insomma, un centrodestra, lo dimostrano anche le appena trascorse comunali, che è molto forte, insomma se continua così per il prossimo anno, insomma si presenterà molto stabile. Sì, in regione il centrodestra è molto forte, quindi io sono fiducioso, anche perché abbiamo vinto in alcuni comuni, abbiamo preso l'amministrazione, quindi vuol dire che le persone premiano chi porta avanti queste idee, questi progetti, e penso che anche a Udine possa continuare, quindi l'appuntamento è per le comunali del 2023. Nuova ondata di bollettini potenzialmente ingannevoli alle imprese. Non provengono dalla Camera di Commercio, che invita gli imprenditori alla massima attenzione a rivolgersi ai suoi uffici in caso di dubbi. Nuova ondata, come detto, di segnalazioni da parte di imprenditori alla Camera di Commercio, Pordenone e Udine, relative a comunicazioni ingannevoli inviate via PEC con richieste di pagamento di varia natura. Richieste che non provengono chiaramente dall'ente camerale e risultano sempre sprovviste, fra le altre cose, di alcuni elementi peculiari, come per esempio logo e indirizzi di riferimento ufficiali. Per difendersi dalle indebite richieste di pagamento, gli uffici camerali segnalano: io non ci casco, un vademecum realizzato proprio dall'autorità antitrust contro le indebite richieste di pagamento, utile ad assicurare un'adeguata trasparenza e informazione a favore chiaramente delle imprese, affinché possano difendersi dai frequenti tentativi di raggiri posti in essere ai loro danni. Andiamo a Trieste, perché si è concluso alle 22.30 di ieri un intervento della stazione del soccorso alpino allertato dalla SORES alle ore 9.20. La chiamata è arrivata al numero unico 112 da una giovane di 26 anni residente a Trieste, la quale aveva perso il sentiero rientrando al parcheggio della strada Vicentina Napoleonica dal sito di arrampicata Mani di Fatima. La giovane era andata in quel settore della falesia di roccia assieme ad alcuni amici, ma dovendo rientrare prima si è incamminata, ritrovandosi però a perdere la traccia di sentiero e poi a bloccarsi su alcuni salti di roccia all'imbrunire, senza riuscire né a salire né a scendere. I soccorritori le hanno raccomandato di non muoversi da lì e di attendere il loro arrivo. Raggiunta da tre tecnici, è stata riaccompagnata al parcheggio. Andiamo a Monfalcone, perché su richiesta del sindaco Anna Maria Cisinta, accompagnata dal comandante della polizia locale di Monfalcone Rudy Bagato, nella giornata di ieri si è svolto un incontro con il comitato di ordine e sicurezza pubblico, con il prefetto Raffaele Ricciardi e i comandanti provinciali delle forze dell'ordine, per illustrare le situazioni di criticità relative alla sicurezza e all'ordine pubblico recentemente riscontrate in città, considerato che in estate a Monfalcone si registra un incremento di fruizione
riduzione della città e di alcune aree specifiche, anche le esigenze di controllo del territorio chiaramente mutano e devono adeguarsi. A questo proposito il sindaco ha chiesto un ulteriore supporto da parte delle forze dell'ordine per presidiare le aree maggiormente sensibili. Il sindaco ha anche auspicato la prosecuzione della consueta collaborazione tra l'amministrazione comunale e le forze di polizia, intensificando la comunicazione tra gli organi al fine di migliorare la vivibilità dell'intero circuito cittadino per scongiurare gli episodi di degrado che sovente si registrano in città e per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. E ancora Monfalcone, geografie estate. A partire dal prossimo 8 luglio il litorale monfalconese presenta Geografie Estate, il grande festival letterario promosso dal comune con la collaborazione della Fondazione Pordenone Legge. Per la prima volta in un'inedita versione estiva, il primo appuntamento è ospitato alla spiaggia di Pipo venerdì 8 alle 18 con Antonella Sbuels e il suo romanzo Questa notte non torno. Venerdì invece della segna letteraria prosegue con Luca Bianchini e Le mogli hanno sempre ragione, in cui lo scrittore ritrova i personaggi amati dai lettori, spettacolo, parole, musica con Monfalcone e il suo mare con i testi di Roberto Cavaz e la partecipazione dei lettori in cantiere venerdì 22, mentre chiudere il ciclo di appuntamenti il 29 luglio al Teatro Incerto proporrà la lettura scenica Pierpaolo Pasolini e il racconto dell'Adriatico. Andiamo avanti con un servizio presentato oggi, il progetto Verdi 2022, un ballo in maschera. Da fine agosto al 10 settembre, diverse iniziative dedicate al mondo della musica lirica. Sentiamo. Progetto ormai consolidato, insomma, quello che si sta per tenere qui a Udine, di cosa si tratta? Sì, è il progetto d'opera, è già il quinto anno quest'anno, quindi un bel traguardo, e abbiamo deciso di presentare al pubblico l'opera Un ballo in maschera. È un progetto complesso nella sua realizzazione perché si tratta di mettere in scena con tutti i crismi di un teatro d'opera un'opera non facile, un'opera del periodo maturo di Giuseppe Verdi, con le forze che ci sono in campo, quindi è un progetto che nasce a Pozzuolo del Friuli, cresce con le associazioni del comune e di fatto possiamo sintetizzare un progetto fatto da noi e per tutti praticamente. Ecco, possiamo dire quindi un vero e proprio progetto culturale che mira a diffondere, diciamo, questa sorta di cultura in tutto il Friuli Venezia Giulia comunque. Esatto, il principio è proprio questo. È chiaro che scegliere un titolo di questo genere non è... Bisogna pensarci molto bene perché non è uno scherzo facile, diciamo, no? Di conseguenza abbiamo tutti i criteri per poter portare a compimento, vista l'esperienza dello scorso anno con l'Ernani e degli anni passati col Don Pasquale, con l'Elisir d'Amore, per portare avanti un progetto che è veramente eccezionale anche per quanto riguarda le sinergie di tutto l'insieme. Si tratta quest'anno di una collaborazione internazionale. Abbiamo la cooperazione dell'Associazione Caruso della Svezia, dell'Associazione Armonica di Riva del Garda, in più ci sono tutti i contatti che porto io dall'Austria, diciamo, essendo abitando a Vienna. C'è un sostegno particolare da parte di Lions Club di Graz e la compagine musicale, diciamo, è formata da ragazzi giovani per quanto riguarda l'orchestra, provenienti dal Friuli innanzitutto e dalle Università della Musica di Graz e di Salisburgo e altri musicisti austriaci. Per quanto riguarda il coro, si tratta di un esperimento, una proposta per tutti coloro i quali vogliono fare questa esperienza di teatro e che vogliono cantare in coro l'opera di Giuseppe Verdi. È una scommessa che ha una preparazione molto lunga, abbiamo già iniziato le prove il mese di gennaio, quindi siamo già un po' ben rodati, diciamo, no? Perché per quanto riguarda il coro c'è una presenza molto importante. L'esperienza dell'anno scorso ci ha spinti a portare avanti questo progetto e il riscontro anche all'interno della comunità di Pozzuolo e non solo da parte del pubblico si è notata una certa... non solo simpatia fra virgolette, ma l'impegno proprio a portare a termine una cosa straordinaria ed eccezionale. Assessore, abbiamo visto un grande progetto culturale che di fatto rende attrattiva la regione Friuli Venezia Giulia, che vede anche artisti provenienti da fuori regione e anche oltre confine.
Sì, Pozzuolo nei primi giorni di settembre si tinge di verdi, è un appuntamento importantissimo che viene alimentato insomma, dai nostri concittadini, dall'associazione stessa Opera Prima e che dà la possibilità di elevare sicuramente il plafond culturale della nostra, del nostro territorio. E questo è uno dei tanti appuntamenti che si sono susseguiti durante gli anni e devo dire che quest'anno l'Opera sta facendo veramente dei passi da gigante per poter offrire il più possibile al territorio un appuntamento importante dal punto di vista culturale e musicale, quindi per noi è un pregio anche sotto il profilo dell'amministrazione e degli stessi paesi e del comune di Pozzuolo del Friuli. Ecco, importante vedere come sono proprio i cittadini che vogliono mantenere vivo il patrimonio culturale non solo della città ma della regione in generale. Assolutamente, anche perché abbiamo l'onore di essere accompagnati e assistiti anche dalle nostre associazioni che si schierano a favore di questo importantissimo appuntamento e quindi lo stesso paese, lo stesso comune vive per una settimana di cultura musicale. Assessore, insomma anche Udine è coinvolta in questo importante progetto di valorizzazione culturale di fatto. Sì, noi siamo grati al comune di Pozzuolo, al maestro Tiziano Duca che hanno voluto offrire alla città di Udine l'opportunità di ospitare una matinée degli artisti protagonisti della nuova grande iniziativa artistico-musicale che il comune di Pozzuolo ormai ospita da diversi anni. Ci ritroveremo in castello la domenica per assistere appunto a questa esecuzione delle parti soliste e credo che sarà un bel modo per unire la città a Pozzuolo, per unire due comuni vicini, unirle nel senso di valorizzare congiuntamente un grande prodotto culturale e soprattutto una grande offerta di attrattività per il comune di Pozzuolo oltre che per la città di Udine, perché questi eventi, la nostra ambizione è che non siano solo partecipati dai locali ma che vedano anche la presenza di pubblico che viene da altre località vicine e anche più lontane. Sarà la Corte Marco D'Aviano del Comune di Gradisca di Isonzo a ospitare sabato alle 21 il primo appuntamento di musica cortese 2022 Errus Sant'Iago, una messa di pellegrini sulla via per Sant'Iago, rito multilingue pieno di vita e spiritualità. 10 appuntamenti in tutto dedicati alla musica medievale e rinascimentale in altrettanti luoghi simbolici della regione, con una tappa in Slovenia con professionisti di livello internazionale, italiani e stranieri, siti che diventano quindi una cassa di risonanza non solo acustica ma anche storico-artistica della bellezza in tutte le sue forme. Musica cortese, il Festival Internazionale di Musica Antica nei centri storici del Friuli Venezia Giulia rinnova la sua edizione 2022, l'indissolubile connubio tra storia, musica, arte e turismo. Hanno preso il via lo scorso mercoledì 15 giugno e proseguiranno per l'intera estate le attività per bambini, ragazzi, giovani e famiglie promosse da alcune amministrazioni comunali del territorio, dal servizio sociale dei comuni nell'ambito territoriale per il Gemonese e del Canal del Ferro Val Canale. Il programma del percorso è vario, previsto in laboratorio di produzione musicale con il produttore fonico Dave March, un laboratorio per la creazione della t-shirt dell'estate con la formatrice creativa Antonietta Nimis, un incontro di avvicinamento al tennis e in chiusura un laboratorio a sorpresa che sarà progettato a partire da stimoli e suggerimenti forniti da partecipanti ai precedenti appuntamenti. Parliamo adesso a livello regionale. Attraverso l'assestamento di bilancio la Regione garantirà alle tre università regionali 15 milioni di euro complessivi suddivisi equamente che rappresentano la quota parte necessaria agli Atenei per partecipare ai bandi ministeriali del valore di circa 100 milioni di euro. Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen, che ha evidenziato come il Friuli Venezia Giulia ha stanziato 1,5 milioni di euro per coprire i maggiori costi dell'energia e dei servizi, mentre per l'Ardis è prevista un'assegnazione di 100.000 euro per sostenere i master erogati dall'Università del Friuli Venezia Giulia, che da quest'anno sono finanziati con fondi regionali. Stanziati anche 2 milioni di euro, aggiunto l'esponente dell'esecutivo Fedriga, per assicurare l'erogazione degli assegni integrativi per il diritto allo studio universitario a tutti i soggetti chiaramente meritevoli, sia per i buoni risultati per il reddito. Inoltre, attraverso questi fondi viene garantito, conclude la Rosolen, l'accesso a tali forme di incentivazione allo studio, oltre che agli studenti universitari dei conservatori, anche agli iscritti agli ITS, precisato la Rosolen.
Parliamo adesso invece di eventi. L'assessore regionale Sergio Emidio Bini accoglie con onore il coro Cappella Pontificia. Sentiamo il servizio. L'assessore regionale Sergio Emidio Bini accoglie con onore il coro Cappella Pontificia. La proposta culturale in Friuli Venezia Giulia sta crescendo moltissimo ed è un onore ospitare nuovamente dopo 30 anni la Cappella Musicale Pontificia Sistina con una rassegna che è anche occasione per fare rete tra città che sono simbolo della storia e della cultura religiosa della nostra regione. La cappella sarà protagonista di un ciclo di concerti tra l'11 e il 15 luglio. Devo dire che dal punto di vista turistico il palinsesto che la regione Friuli Venezia Giulia sta offrendo anno su anno sempre più in crescita. Pensi lei che da 30 anni il coro della cappella Pontificia Sistina non veniva in Friuli Venezia Giulia, sono ritornati e presenteranno le loro serate in quattro città del Friuli Venezia Giulia, quindi abbiamo Udine, Aquileia, Trieste e Spilimbergo. I sindaci mi hanno detto che c'è già molto fermento tra la cittadinanza, quindi eventi di qualità in grado di attrarre anche sì, visitatori, turisti, insomma, e arricchire, come ho già detto all'inizio, il già ricco palinsesto della nostra regione. Diretta da Monsignor Marco Spavan, la cappella ha una storia di quasi 1500 anni ed è il più antico coro del mondo in attività. Attualmente è composta da 24 cantori adulti e da circa 30 ragazzi cantori. Insieme al coro sarà presente anche Josep Solé Coll, primo organista della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e organista per le celebrazioni liturgiche del Pontefice. Chiudiamo con l'edizione di oggi del nostro notiziario. Puntiamo a snellire, a favorire o sbloccare con interventi specifici le attività di soggetti importanti che rappresentano i veri motori dell'attività culturale del Friuli Venezia Giulia, superando imbuti di carattere normativo. Prevediamo contributi ai comuni per la realizzazione di interventi strutturali sui musei di cui sono proprietari. Sono questi i due principali filoni degli emendamenti alla manovra di assestamento e di stabilità illustrati dall'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli in sede di quinta commissione. E con questo era davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguiti, adesso piccolo break pubblicitario, restate con noi perché l'informazione di Telepordenone continua con il Veneto, a tra poco. Gentili telespettatori, ben ritrovati con l'informazione veneta di Telepordenone. Apriamo subito con un servizio. L'azienda sanitaria numero 4 promuove un progetto di turismo sociale inclusivo in Veneto, iniziativa che vuole essere vicina alle persone con disabilità. Sentiamo il servizio di apertura realizzato dal collega Alessio Conforti. Turismo sociale inclusivo in Veneto parte l'estate senza barriere per 1000 persone con disabilità. Un'iniziativa che coinvolge i ragazzi di tutta la regione che potranno provare per la prima volta esperienze occupazionali, il tutto seguito dal personale delle aziende sanitarie. Per alcuni di loro si concretizzerà anche l'opportunità di poter vivere un'autonomia abitativa e in alcuni casi anche profilarsi l'assunzione a tempo indeterminato. La presentazione questa mattina a Cavallino Treporti. Le prospettive sono quelle di allargare sempre di più il progetto turismo inclusivo alla Regione Veneto perché diventi anche un punto di riferimento a livello nazionale e questo progetto, ricordo, è finanziato dal Ministero della Disabilità partecipando ad un bando emesso dallo stesso Ministero. Ci aspettiamo di avere almeno 60 ragazzi in inserimento lavorativo con questa iniziativa e un migliaio almeno di turisti disabili che potranno beneficiare nei diversi luoghi, nei diversi comuni, nelle varie località di percorsi di vera inclusione sociale, non solo lavorativa ma anche legata allo sport, al divertimento, allo svago, al turismo in generale. Il progetto ha una validità che riguarda sicuramente noi, ma sicuramente anche i vari soggetti che vengono appunto a lavorare qui durante l'estate. Nel progetto però hanno iniziato dei ragazzi che poi alla fine sono stati integrati anche per tutto l'anno. Ne abbiamo due persone che poi tra l'altro sono anche del territorio, che fanno una prestazione segnalata, appunto inserita con il SIL invernale, ma a livello estivo hanno anche uno stipendio, quindi sono assunte direttamente dalla struttura.
I tirocini lavorativi previsti per le persone fragili o disabili sono circa 60, a questi si aggiungono eventi regionali e locali, di cui circa 15 previsti quest'anno e altrettanti nel 2023. Saranno coinvolti in questo progetto oltre 1000 utenti. Un finanziamento ad hoc per sostenere l'iniziativa, 1.760.000 euro, di cui 160.000 euro stanziati direttamente dalla Regione del Veneto. Oggi è un progetto 360 gradi, un progetto che guarda tutto il territorio veneto, non solo mare, ma montagna, lago, città d'arte, città morate, terme, colline, patrimonio dell'UNESCO. Quindi è un progetto che si allarga, che vuole essere sempre più inclusivo, nell'ottica dell'inclusività non solo a parole, ma a fatti, con l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno delle strutture ricettive di vario tipo. Il beneficio è quello di avere una propria autonomia, autonomia lavorativa, autonomia abitativa, uscire dal confini di casa, fare un'esperienza da soli, un'esperienza anche che li fa maturare e che li fa anche poi dare un occhio a quella che è la vita reale. Molti di questi ragazzi dopo queste esperienze hanno anche incarichi a livello indeterminato e quindi vuol dire che poi vengono assorbiti nelle strutture e questo credo che sia l'obiettivo, ma il risultato più grande che noi possiamo dare. Questo progetto ha una valenza importante, ha una valenza sicuramente per tutte le persone che possono accedere, che quindi hanno una possibilità di inclusione lavorativa o comunque di non trovarsi delle brutte barriere architettoniche davanti, sia fisiche che non, ma soprattutto ha una valenza perché si cresce come squadra. La sinergia che c'è tra gli enti dei vari settori, in questo caso il Ministero, la Regione, le aziende sanitarie e il nostro comune, e soprattutto insieme agli operatori del turismo. Con il rincaro record dei costi di produzione cresciuti del 57% a causa della guerra in Ucraina, che continua a far sentire le sue ripercussioni anche in regione, che mette in ginocchio le stalle italiane, è importante lo stanziamento di oltre 220 milioni di euro da parte del governo per gli allevamenti nazionali, di cui circa 30 saranno destinati al Veneto, dove la zootecnica rappresenta per l'esattezza il 38% della produzione lorda vendibile regionale, che vale 6,4 miliardi. Vogliamo ringraziare il ministro Patuanelli e le regioni, dichiara il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, per l'azione congiunta a favore di un settore che rappresenta la spina dorsale del nostro sistema agroalimentare. L'aumento del costo dei mangimi collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais e cereali, anche a causa dell'attuale crisi ucraina, ha prodotto, spiega Coldiretti, un aumento dei costi per le produzioni delle uova, del latte, delle carni, al quale si sono aggiunti i rincari sull'energia. Circa 250.000 euro andiamo a San Donà di Piave, in arrivo per la sicurezza informatica del comune. Ad annunciarlo l'assessore con delega all'innovazione Stefano Serafini, in merito ai fondi del PNRR destinati alla trasformazione digitale. Il comune di San Donà partecipa a diversi bandi per la sicurezza e a potenziare i servizi cittadini per un investimento totale di circa 600.000 euro. Di questi fondi già accordati sono appunto 250.000 per consentire il passaggio in cloud di tutti i sistemi del comune, spiega Serafina, circa 10 terabyte suddivisi tra software, sistemi operativi e documenti. Nel caso di attacco hacker, il cloud si attiva in modo automatico, quindi garantisce maggiore sicurezza in termini di operatività e protezione dei dati. I server che usiamo adesso consentono in ogni caso una forma di protezione, ma siamo comunque a rischio. Ancora San Donà, che parla di sicurezza, nuovi sistemi di allarme nelle scuole comunali. Si parte dalla primaria Marco Polo di Calvecchia, che fa parte dell'istituto comprensivo Romolo Honor. L'assessore al bilancio Daniele Terzariolla ha ottenuto dal Consiglio Comunale l'approvazione per lo stanziamento di 7.000 euro destinati al sistema di sicurezza dell'istituto. Le scuole senza sistemi d'allarme nel territorio comunale in totale sono 5, ha spiegato l'assessore. Provvederemo a installare allarmi anti-intrusione. Per ogni plesso è previsto un costo di circa 7.000 euro. Si tratta dunque della prima scuola nel programma legato alla sicurezza predisposto dall'assessore con delega al patrimonio pubblico Lorena Marini. In futuro seguirà l'installazione di allarmi nelle scuole di infanzia Carlo Collodi, di Passarella e Gianni Rodari, di via Bortolazzi, quindi toccherà ancora alle elementari Marco Polo di Passarella e 13 Martiri di via Mussetta di sopra.
Restiamo ancora a San Donà perché continuano nel comune gli eventi di Estiamo con una nuova rassegna di due importanti appuntamenti letterari nata da un'idea dei titolari Andrea Morena e Maurizio e di tutti i collaboratori delle librerie Moderna e Manzoni, realizzata in collaborazione con il comune di Piave, in particolare con l'assessorato alla cultura. L'offerta culturale estiva si arricchisce di una nuova opportunità dedicata al mondo dei libri, all'incontro con autori di rilievo del panorama nazionale. Un'opportunità per rimettere al centro l'importanza delle parole e della lettura attraverso una ritrovata socialità, dichiara l'assessore competente Chiara Polita. Venerdì 15 luglio alle ore 21 in Piazza Indipendenza Paolo Crepette presenta il suo libro Lezioni di Sogni. Sabato 23 alle ore 21 in Piazza Indipendenza sempre sarà la volta di Ilaria Tuti con il romanzo Come vento cucito alla terra. Andiamo a Jesolo. Questa mattina il sindaco Christopher De Zotti ha affidato l'incarico di assessore ad Alberto Maschio, già presidente dell'associazione jesolana Albergatori. L'assessore Maschio sarà responsabile delle deleghe a turismo, demanio marittimo e comunicazione. Il neoassessore dichiara: ringrazio il sindaco De Zotti per la fiducia che mi ha accordato e assumo questo nuovo importante incarico con orgoglio. Sono chiamato a gestire due tra le deleghe che ritengo più importanti per una località balneare come Jesolo, fondamentali per il suo sviluppo e come tali intendo gestirle. Inizierò subito il mio lavoro con lo stesso impegno e la stessa passione che ho messo in tutte le mie precedenti esperienze affrontando le deleghe che mi sono state assegnate in chiave strategica. E ancora è stato firmato da Confindustria Venezia, area metropolitana di Venezia e territorio di Rovigo e Intesa San Paolo, la declinazione locale dell'accordo nazionale tra Confindustria e Intesa San Paolo per la crescita delle imprese che mette a disposizione 16 miliardi di euro per le imprese venete nell'ambito dei 150 miliardi del Plefond nazionale per promuovere l'evoluzione del sistema produttivo sul percorso congiunto competitività, innovazione, sostenibilità in coerenza con il PNRR. Andiamo avanti, sentiamo adesso il servizio realizzato dal collega Maurizio Conti. Si è parlato delle prospettive di sviluppo del Porto Gruarese e più in generale del Veneto orientale in un recente incontro organizzato dal Rotary Club di Porto Gruaro. Ospite relatore della serata è stato Massimo Zanon, noto imprenditore e presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Sentiamo il servizio. Con il neo presidente del Rotary Club di Porto Gruaro, stasera per un evento importante nel corso del quale si è parlato dello sviluppo economico del Veneto orientale. Ecco Presidente, un argomento di grande attualità. Certo, abbiamo voluto iniziare con un porto gruarese di successo, Massimo Zanon, che è presidente della Camera Commercio di Venezia e di Rovigo. Questo perché vogliamo valorizzare il nostro territorio. Abbiamo delle eccellenze, anche come personaggi, che è giusto valorizzare e sfruttare. E abbiamo voluto sentire da lui l'opinione sulle possibilità che ha il nostro territorio per guardare avanti, per uno sviluppo, per un migliore futuro, che ci ha illustrato la strada percorribile. Sempre opportuno non dimenticare che per rendere tanti piccoli meno deboli bisogna metterli insieme e insieme ad altri che hanno gli stessi problemi, perché questa è una provincia dove rispetto alla città principale che è Venezia siamo molto, molto defilati, sono circa 120 km da Bibione a Chioggia. Quindi se il Porto Gruarese c'è una tesa, facendo la strada giusta dopo mille anni dove ci siamo considerati dimenticati, dobbiamo trasformare quella che poteva essere una dimenticanza in una capacità di progetto e anche di suggerimenti, perché poi le scelte che vengono fatte in politica spesso a volte arrivano perché ci sono delle buone idee che vengono suggerite. Ecco, lei è presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Che contributo possono dare le Camere di Commercio allo sviluppo di un territorio? Allora, spesse volte si fa confusione su cos'è una Camera di Commercio. La Camera di Commercio sono un ente pubblico di emanazione ministeriale con regole prettamente di un'attività che gestisce solo e esclusivamente collaboratori direttamente sotto le veci del Ministero. È evidente che le persone possono dare il valore aggiunto
un bravo consiglio di amministrazione può essere più attento di un altro, di una camera vicina, che ce n'è comunque una in ogni capoluogo di provincia, anche se in alcuni capoluoghi, come nel caso nostro, abbiamo messo insieme anche Rovigo, perché i numeri per essere oggi una camera di commercio attiva devono superare un certo, una certa consistenza, per cui due camere, una grande e una piccola, la piccola viene sempre incorporata. L'obiettivo può essere di progettazione, di visione, di sollecitazione, anche di qualche risorsa che comunque non sono così libere come magari negli anni 2000, ma che comunque possono essere il punto di riferimento di studio, di preparazione di un'Italia che vede nelle province, nei territori ancora così organizzati, la possibilità di competizione ma anche di progettazione. Andiamo a Treviso, prima in Italia per il ciclo dei rifiuti. Il presidente Zaia, un primato che conferma che attenzione per ambiente e una cultura. È una grande soddisfazione vedere che Treviso è la città che primeggia in Italia in tema di riciclaggio dei rifiuti. Un risultato che dimostra quanto le amministrazioni locali abbiano lavorato in questi anni e che certifica la cultura e il rispetto per l'ambiente dei cittadini. Un plauso ai trevigiani e all'amministrazione comunale per questo risultato. Queste le parole e il commento del governatore Luca Zaia della notizia, chiaramente di Treviso al vertice dei comuni italiani più ricicloni. Sottolineo che non solo Treviso ma numerose città venete sono in cima alla classifica, conclude Zaia, segno tangibile di tutto il lavoro fatto e che la strada tracciata in Veneto in tema di rispetto dell'ambiente è quella giusta. Chiudiamo parlando di Stati Generali, pesca, Conte della Lega, la pesca è fondamentale per la nostra sovranità alimentare, battaglia in Unione Europea per salvare il Made in Italy. La guerra in Ucraina non ha fatto salire solo il prezzo del gasolio, ma ha messo a nudo tutta una serie di debolezze dell'Italia e dell'Europa, dall'approvvigionamento di materie prime alla questione della sicurezza alimentare. La Commissione UE sembra averlo capito, almeno per quanto riguarda l'agricoltura, proprio alla luce delle conseguenze della guerra sulla nostra sicurezza alimentare. Io reputo che questo dibattito debba obbligatoriamente riguardare anche la pesca, come in agricoltura si torna a parlare di sovranità alimentare, lo stesso deve valere per il settore, il Made in Italy non è solo eccellenza, e qualità e salute. Oggi nel nuovo contesto mondiale che si sta configurando è anche una garanzia in più di sicurezza per tutti noi consumatori e cittadini, l'Europa deve capirlo. Questo quanto detto dall'eurodeputata della Lega Rosanna Conte intervenendo agli Stati Generali della Pesca a Caorle in Veneto. E con questo era davvero tutto, grazie per averci seguiti, vi lascio con le previsioni del tempo dopo un piccolo break pubblicitario. Grazie e arrivederci. Previsioni meteo per il Veneto a cura di ARPA per venerdì 8 luglio. Su tutta la regione tempo soleggiato con ottima visibilità e venti sostenuti in montagna, alle quote più elevate. Temperature in ulteriore lieve calo nei valori minimi, stazionario in lieve aumento nei valori massimi, specie nelle valli. Turismo sociale inclusivo in Veneto parte l'estate senza barriere per 1000 persone con disabilità. Un'iniziativa che coinvolge i ragazzi di tutta la regione che potranno provare per la prima volta esperienze occupazionali, il tutto seguito dal personale delle aziende sanitarie. Per alcuni di loro si concretizzerà anche l'opportunità di poter vivere un'autonomia abitativa e in alcuni casi anche profilarsi l'assunzione a tempo indeterminato. La presentazione questa mattina a Cavallino Treporti. I tirocini lavorativi previsti per le persone fragili o disabili sono circa 60, a questi si aggiungono eventi regionali e locali, di cui circa 15 previsti quest'anno e altrettanti nel 2023. Saranno coinvolti in questo progetto oltre 1000 utenti. Un finanziamento ad hoc per sostenere l'iniziativa, 1.760.000 euro, di cui 160.000 euro stanziati direttamente dalla Regione del
del Veneto. Direttore Portaviera, da quanto fate parte di questo progetto? Come sta evolvendo qui all'interno del villaggio San Paolo? Quanti ragazzi con disabilità ospitate e cosa gli fate fare? Bene, allora abbiamo iniziato sin dall'inizio del progetto, 2017, è stata una richiesta e sembrava fosse così un progetto che non avesse una lunga scadenza. In realtà nel proseguo si sono accorti sia le istituzioni, sia le amministrazioni, ma anche noi strutture, che il progetto ha una validità che riguarda sicuramente noi, ma sicuramente anche i vari soggetti che vengono appunto a lavorare qui durante l'estate. Nel progetto però hanno iniziato dei ragazzi che poi alla fine sono stati integrati anche per tutto l'anno. Ne abbiamo due persone che poi tra l'altro sono anche del territorio, che fanno una prestazione segnalata, appunto inserita con il SIL invernale, ma a livello estivo hanno anche uno stipendio, quindi sono assunte direttamente dalla struttura. Gli altri, e con il progetto è bene appunto che l'inclusività sia anche sociale, nel senso che sia stato ampliato in tutta la regione del Veneto, gli altri ragazzi provengono da altre località, che sono per quanto ci riguarda la provincia di Padova, la provincia di Venezia, Belluno. E quindi sono ragazzi che, oltre a essere venuti per la prima volta 3 anni fa, stanno ripetendo l'esperienza, perché proprio trovano all'interno del villaggio San Paolo una struttura accogliente, inclusiva, ma soprattutto che può far vivere emozioni a loro positive, ma soprattutto anche a noi, ai miei collaboratori, a tutto il villaggio. Direttore Filippi, turismo inclusivo è un progetto che cresce ancora, l'ULS 4 però ha fatto da apripista sulla costa. Come sta crescendo? Che aspettative avete da qua in avanti? E abbiamo lavorato in questi anni in collaborazione con le ULS 3 e 5, Serenissima e Polesana. Adesso c'è il salto di qualità, diciamo, e quindi il coinvolgimento riguarderà tutte e 9 le aziende del Veneto. Le prospettive sono quelle di allargare sempre di più il progetto turismo inclusivo alla Regione Veneto, perché diventi anche un punto di riferimento a livello nazionale, e questo progetto, ricordo, è finanziato dal Ministero della Disabilità partecipando ad un bando emesso dallo stesso Ministero. Ci aspettiamo di avere almeno 60 ragazzi in inserimento lavorativo con questa iniziativa, e un migliaio almeno di turisti disabili che potranno beneficiare nei diversi luoghi, nei diversi comuni, nelle varie località, di percorsi di vera inclusione sociale, non solo lavorativa ma anche legata allo sport, al divertimento, allo svago, al turismo in generale. Beneficio che arriva ai ragazzi da questo progetto? Per un turista il beneficio è quello di poter godere in piena libertà di una vacanza ovunque lui scelga di andare. Per coloro invece che sono all'interno dei percorsi di inserimento lavorativo, il beneficio è quello di poter lavorare e di potersi mantenere, di poter fare un'esperienza di inclusività vera, che è quella lavorativa, e anche di autonomia abitativa, perché i ragazzi che vengono inclusi in questo progetto possono pernottare presso il proprio datore di lavoro quando si tratti ad esempio di soluzioni tipo alberghiero o di villaggi turistici come questo dove ci troviamo oggi. Assessore, qual è la valenza principale di un progetto di questo tipo? Questo progetto ha una valenza importante, ha una valenza sicuramente per tutte le persone che possono accedere, che quindi hanno una possibilità di inclusione lavorativa o comunque di non trovarsi delle brutte barriere architettoniche davanti, sia fisiche che non, ma soprattutto ha una valenza perché si cresce come squadra. La sinergia che c'è tra gli enti dei vari settori, in questo caso il Ministero, la Regione, le aziende sanitarie e il nostro comune, e soprattutto insieme agli operatori del turismo. Gli operatori del turismo che come parco turistico e in questo caso la struttura ospitante Villaggio San Paolo creano queste possibilità reali di inclusione e di indipendenza per questi ragazzi, ma soprattutto creano un ambiente piacevole per il turista che viene a trovarci. Assessore Lanzarin, è partito 4 anni fa questo progetto, come è evoluto, che aspettative avete per il futuro? Ma oggi è un progetto a 360 gradi, un progetto che guarda tutto il territorio veneto, non solo mare, ma montagna, lago, città d'arte, città morate, terme, colline patrimonio dell'UNESCO. Quindi è un progetto che si allarga, che vuole essere sempre più inclusivo, nell'ottica dell'inclusività non solo a parole ma a fatti, con l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno delle strutture ricettive di vario tipo.
a livello appunto di inclusività sociale, qual è il beneficio più grande che hanno i ragazzi che partecipano a questo progetto? Ma sicuramente il beneficio è quello di avere una propria autonomia, autonomia lavorativa, autonomia abitativa, uscire dal confini di casa, fare un'esperienza da soli, un'esperienza anche che li fa maturare e che li fa anche poi dare un occhio a quella che è la vita reale. Molti di questi ragazzi dopo queste esperienze hanno anche incarichi a livello indeterminato e quindi vuol dire che poi vengono assorbiti nelle strutture e questo credo che sia l'obiettivo, ma il risultato più grande che noi possiamo dare. Gli ultimi due anni un po' vincolati dalla pandemia hanno fatto frenare un po' il progetto, adesso riparte, siete contenti? Sicuramente siamo molto felici, molto contenti, anche perché riparte appunto un progetto a 360 gradi, 1.760.000 euro di contributo complessivo che non guarda solo al litorale ma guarda a tutto il territorio di Veneto, ampliando anche la possibilità dei tirocini per i ragazzi, circa una sessantina, e un migliaio sono le persone con disabilità e le loro famiglie che usufruiranno dei vari servizi in tutto il Veneto.